Nel secondo secolo d.C. l'impero romano conobbe un periodo di grande prosperità e nel 117 d.C. raggiunse la sua massima espansione territoriale. Si estendeva a ovest nell'Europa occidentale e nella Britannia, oggi Galles e Inghilterra, e a est fino alla Mesopotamia, l'odierno Iran occidentale. A sud comprendeva l'Africa settentrionale, mentre a nord seguiva il corso dei fiumi Reno e Danubio. Al centro dell'impero si trovava la penisola italica, dove Roma rivestiva ancora un ruolo di grande importanza militare, politica e amministrativa. Nell'impero romano vivevano più di 50 milioni di abitanti, che appartenevano a popolazioni diverse per lingua, religione e tradizione. Nel 212 d.C., un editto emanato dall'imperatore Caracalla concesse la cittadinanza romana anche agli abitanti delle province, ai quali furono riconosciuti gli stessi diritti dei cittadini romani, ad esempio il diritto di proprietà e gli stessi doveri, come il pagamento delle tasse. Inoltre, Roma manteneva uniti i suoi territori attraverso l'imposizione di leggi, la riscossione delle tasse e la realizzazione di grandi opere pubbliche, come acquedotti, strade, ponti, che stimolarono lo sviluppo dei commerci in tutto l'impero. A partire dal III secolo d.C., l'impero romano cominciò a indebolirsi. Infatti, la superiorità militare e le pressioni delle popolazioni straniere che vivevano oltre i confini ne frenarono l'espansione territoriale. Questo fenomeno causò l'arresto della crescita economica, che si era fondata sui ricchi bottini e sui prigionieri di guerra, i quali venivano poi impiegati come schiavi soprattutto nel lavoro dei campi. Di conseguenza, anche se la pratica della schiavitù continuò a esistere, la manodopera servile perse il ruolo fondamentale che aveva rivestito all'interno dell'economia romana. In particolare, i patrizi, proprietari delle terre, dovettero dividere i propri possedimenti per farli coltivare non più soltanto dagli schiavi, ma anche dai coloni, cioè uomini liberi, e dai liberti, che prendevano le terre in affitto. Al tempo stesso, la crisi obbligò i piccoli proprietari terrieri a chiedere la protezione dei grandi latifondisti, che in tal modo ampliarono ulteriormente le loro proprietà. I confini imperiali diventarono via via sempre più insicuri. Le province orientali erano attaccate dai Sasanidi, che volevano rilanciare l'espansione dell'impero persiano. Le zone dei fiumi Reno e Danubio subivano invece costanti saccheggi da parte delle popolazioni germaniche, Svevi, Sassoni, Franchi, Vandali, che i romani chiamavano comunemente barbari. Per difendersi da queste continue aggressioni, l'impero si vide costretto a potenziare l'esercito, che però comportava costi molto elevati per il suo mantenimento. Fu così necessario imporre tributi più alti, che danneggiarono soprattutto i ceti più deboli della società romana. Inoltre, lungo il confine, chiamato limes, furono create nuove barriere difensive, che però non furono sufficienti a frenare l'avanzata dei popoli stranieri. In questo clima di insicurezza generale, le campagne si spopolarono e i commerci si ridussero. A causa delle continue pressioni esercitate dalle popolazioni straniere sui confini, l'impero romano fu costretto a nutrire, equipaggiare e pagare un numero sempre crescente di soldati, che all'inizio del IV secolo d.C. superò le 500.000 unità. Inoltre, dal III secolo d.C., l'esercito romano non si basava più sul reclutamento obbligatorio, perché i grandi proprietari terrieri preferivano pagare una tassa per esonerare dal servizio militare i propri contadini. Si arruolavano così, sempre più spesso, soldati mercenari provenienti dalle popolazioni germaniche,
che vivevano sia al di fuori dei confini imperiali sia in quelle regioni interne dell'impero, che vantavano forti tradizioni guerriere, come la Pannonia, l'odierna Ungheria, e l'Illirico nella penisola balcanica. L'esercito aumentò progressivamente il proprio potere, poiché da esso dipendeva la sopravvivenza stessa dell'impero romano. Infatti, per circa 50 anni, dal 235 al 284 d.C., durante il periodo noto come anarchia militare, furono addirittura le truppe a proclamare gli imperatori, scegliendoli tra i loro generali dietro la promessa di guadagni e benefici.